E quindi ricordo che l'ordine del giorno reca l'audizione del giornalista inviato di Report Rai 3 Paolo Mondani, che riferirà alla commissione sull'inchiesta giornalistica da lui svolta in merito alla morte di David Rossi. Grazie dottore, lei può prendere e accendere il microfono, grazie, e magari parlare vicino al microfono. Buongiorno a tutti innanzitutto. Io avevo preparato un appunto per, come mi aveva anticipato lei, per introdurre il mio lavoro fatto sulla specifica vicenda. Se volete lo leggo, così andiamo veloci. Io parto dal clima di quel periodo storico. Il 6 maggio 2012 Report andò in onda con una puntata a mia firma dal titolo Il Monte dei Fiaschi. Scoprimo per primi le carte dei conti della banca, il disastro dell'acquisto di Anton Veneta dopo le fusioni bancarie del 2006, il buco del derivato Alessandria, il bilancio 2011 si chiudeva con una perdita di 4,7 miliardi di euro. Per sopravvivere la fondazione che controllava la banca fu costretta a vendere azioni fino a perdere il controllo e il titolo crollò del 25% in più rispetto al settore bancario europeo. Quindi non si poteva dare tutta la colpa alla crisi finanziaria globale, c'era qualcosa di sbagliato nel cuore operativo e dirigenziale di Montepaschi. Due giorni dopo quella puntata la Guardia di Finanza sequestrò montagne di documenti a Rocca Salimbeni. Il 23 novembre 2014 andò in onda la nostra puntata dal titolo Il Monte dei Misteri e il 20 dicembre 2015 Il Monte dei Misteri tornava con un nuovo approfondimento. In queste puntate affrontavamo il tema della morte di David Rossi e di nuovo parlavamo del monte, denunciando il fatto che Banca d'Italia e Consob si erano mosse molto male, carte alla mano. Ci prendemmo la responsabilità di dire anche che la banca contabilizzava falsamente i derivati e che aveva fatto danni irreparabili sui crediti. Il Tribunale di Milano deve ancora dire una parola definitiva su questi fatti, ma questo per dire che David Rossi visse dentro questo clima. In quei mesi a Siena crollava un mondo. L'inchiesta su Montepaschi si accompagnava a quelle sull'aeroporto, sui soldi mal spesi all'università, sulla vendita di Anton Veneta. Ad essere sotto schiaffo era una gestione ultradecennale, affrontata secondo il metodo del quale a Siena si menava vanto, definito il groviglio armonioso. I giorni precedenti la morte, cosa sapevamo allora? Parliamo del 2014. Giovedì 28 febbraio 2013 si tiene a Siena il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi. All'ordine del giorno viene inserito solo il martedì 26 alle 22.30 l'azione di responsabilità nei confronti della vecchia governance, oltre alla questione della causa alle banche estere Nomura e Deutsche Bank, per i derivati Alexandre Santorini. La notizia è coperta dalla massima riservatezza, al punto che viene deciso di non informare David Rossi e di fare inviare il comunicato stampa la mattina successiva direttamente da Bernardo Mingrone, che era il responsabile finanza della banca. Ma contrariamente da quanto deciso dai vertici, la sera stessa al termine del CDA, nel corso di una cena alla quale partecipano Rossi, Mingrone e Profumo, è lo stesso presidente a informare Rossi dell'azione di responsabilità e a mostrargli il comunicato stampa per eventuali suggerimenti. Venerdì 1 marzo, siamo a 5 giorni dalla morte di David, il giorno dopo, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, a cofirma del giornalista Cesare Peruzzi con Rossella Boccelli, esce la notizia, nonostante fosse riservata. La banca ha poche ore di tempo per depositare la domanda giudiziale presso il Tribunale delle Imprese di Firenze, prima che le banche estere possano compiere la stessa mossa. Solo alle 11 si saprà che l'azione di Montepaschi non è stata compromessa dalla fuga di notizie. Poco dopo i vertici della banca depositano presso la Procura di Siena un esposto per insider trading. La mattina stessa, alle 9, Rossi era stato convocato da Profumo con Viola in merito all'articolo uscito sul Sole 24 Ore. Nel corso dell'incontro Rossi riceve una telefonata da Peruzzi del Sole 24 Ore, telefonata che mette in sospetto Profumo. Già provato dalla perquisizione subita il 19 febbraio dalla Guardia di Finanza, la sera di venerdì Rossi confida alla moglie il timore di venire arrestato il giorno successivo. Sabato 2 marzo a mercati chiusi, doveva avvenire secondo lui sabato 2 marzo a mercati chiusi. La convinzione è talmente radicata che la mattina del 2 marzo Rossi attende fuori di casa il momento dell'arresto per non turbare ulteriormente la moglie. Lunedì 4 marzo è il giorno delle famose email con Fabrizio Viola. Nel primo pomeriggio
Rossi confida alla moglie di aver fatto una cazzata, di aver inviato un'email a Viola per essere ascoltato in procura. Teme di aver fatto una figuraccia. La moglie lo rassicura dicendogli che non è un segreto che lui voglia essere ascoltato in procura. Rossi risponde: questa volta sono costretti a denunciarmi. Frase criptica. Ce l'ha con i vertici della banca? Immagina con quella frase che cosa accadrebbe se andasse a raccontare certe cose alla procura? L'ossessione per l'arresto non lo abbandona. La mattina di martedì 5 marzo, convocato nell'ufficio di Profumo, esprime di nuovo questo timore. Lo stesso giorno Carolina, figlia ventenne della moglie, si accorge di alcuni segni di autolesionismo sul braccio sinistro di Rossi. I due si parlano, ma lui, convinto che in casa siano state messe delle microspie, comunica per iscritto su fogli di carta che poi strappa. A minare ulteriormente il precario stato psicologico di Rossi si aggiungono le voci sulla sua sostituzione. In banca tutti lo rassicuravano, ma a queste rassicurazioni David Rossi non mostrava di credere. Solo a maggio del 2013, due mesi dopo la morte, verrà individuato il responsabile di quella fuga di notizie. Si tratta di Michele Briamonte, consigliere del CDA di Montepaschi, più noto come consulente dello IOR, poi indagato dalla Procura di Firenze per insider trading. Profumo lo sospese dal CDA. Briamonte fu poi scagionato nel 2015 perché i PM fiorentini ritennero che la notizia della causa avanzata da MPS contro Nomura e Deutsche Bank non era più riservata da tempo, e comunque fu Briamonte a parlare con i giornalisti, non David Rossi. Veniamo alle email che voi avrete, sulle quali avrete, immagino, riflettuto a lungo. Lunedì 4 marzo alle 8.15 circa David Rossi si presenta nel suo ufficio, comunica ai colleghi che avrebbe preso un giorno di ferie, esce, ma dopo due ore ritorna. Alle 9.25 riceve un'email di Fabrizio Viola in vacanza a Dubai. Dalle 9.50 alle 9.53 i due parlano dei rispettivi cellulari. Alle 10.13 Rossi invia all'amministratore delegato un'email nella quale mette in copia Bruna Sandretti, collaboratrice della responsabile delle risorse umane Ilaria Dalla Riva. In oggetto help, il famoso testo: stasera mi suicido, sul serio, aiutatemi. Alle 10.27 segue una telefonata di 37 secondi con Viola, poi più niente, fino alle 13.09. È Rossi a scrivere a Viola. Nel testo scrive: ti posso mandare una mail sul tema di stamani? È urgente, domani potrebbe già essere troppo tardi. Alle 13.45 Viola consente l'invio della mail. Alle 14.12 Rossi scrive, e qui credo arriviamo al punto, almeno al punto per noi di Report allora, perché nel 2014 Milena Gabanelli e io affermammo che in questa mail sta il movente dell'ipotesi, naturalmente allora come oggi, insomma, è totalmente in via di ipotesi, di omicidio, di induzione al suicidio. Il movente è la preoccupazione che Rossi potesse parlare ai magistrati. Veniamo alla mail. Scrive Rossi: ho bisogno di un contatto con questi signori perché temo che mi abbiano inquadrato male come elemento di un sistema di un giro sbagliati. Capisco che il mio rapporto con certe persone possa farglielo pensare, ma non è così. Se mi avessero chiamato a testimoniare glielo avrei spiegato, invece mi hanno messo nel mirino come se fossi chissà cosa. Almeno è l'impressione che ne ho ricavato. Avendo lavorato con tutti, sono perfettamente in grado di ricostruire tutti gli scenari, se è quello che cercano, però vorrei garanzie di non essere travolto da questa cosa, per questo lo devo fare subito, prima di domani. Non ho contatti con loro, ma lo farei molto volentieri se questo può servire a tutti. Mi puoi aiutare? Alle 14.24 Viola risponde: la cosa è delicata, non so e non voglio sapere cosa succederà domani, lasciami riflettere. Dopo 4 minuti alle 14.28 Rossi a scrivere di nuovo. Non so nemmeno io, ma almeno si può provare a vedere se hanno interesse a parlare con me stasera. Vedo che stanno cercando di ricostruire gli scenari politici e i vari rapporti. Ho lavorato con Piccini, Mussari, Comune, Fondazione Banca, magari gli chiarisco parecchie cose se so cosa gli serve. L'avrei fatto anche prima, ma nessuno me lo ha chiesto. Ascoltato in procura venerdì 8 marzo, due giorni dopo la morte di Rossi, in relazione al passato professionale di Rossi, citata in questa mail, Viola dichiara di essersi immaginato che lui, David Rossi, potesse essere una sorta di custode di documenti. Tant'è che in riferimento alle preoccupazioni manifestate dopo la perquisizione del 19 febbraio, riferisce di avergli sentito dire: chissà che hanno trovato nel mio PC. Riprendiamo. La risposta di Viola arriva alle 14.40. Ho riflettuto, essendo la cosa molto delicata, credo che la cosa migliore sia quella che tu alzi il telefono e chiami uno dei PM per chiedere un appuntamento urgente. Qualsiasi altra soluzione potrebbe essere mal interpretata, oltretutto mi sembrano delle persone molto equilibrate. L'urgenza espressa da Rossi nelle mail precedenti sembra rientrata alle 14.43, perché scrive: ho deciso che meglio di no, non avendo niente da temere,
posso tranquillamente aspettare che mi chiamino, anche perché non ho notizie particolari da riferire, ma solo di scenario. Si può fare con calma. Grazie. Ciao, Davide Rossi. Qui Rossi fa nettamente macchina indietro. Il tono è di chi non ha ricevuto l'aiuto che si aspettava da Viola, di averlo chiesto alla persona sbagliata, e tende a tranquillizzare Viola quando dice «non ho notizie particolari da riferire, ma solo di scenario». Qui Davide non sembra affatto poco lucido o quasi impazzito, come qualcuno riteneva in quelle ore. A me sembra lucidissimo, tanto che alle 17.12 Rossi invia una nuova mail. «In effetti, ripensandoci, sembro pazzo a farmi tutti questi problemi. Scusa la rottura, ciao Davide». A me sembra persino mostruoso, perché alle 10.13 dichiara di volersi uccidere, alle 17.12 capisce di sembrare pazzo a farsi tutti quei problemi. Non è lui camaleontico, ma lucido, perché questo salto lo fa sulla base delle parole di Viola. Seguo la risposta di Viola. Capisco che al momento non sia facile, quindi ti capisco. Nei limiti del possibile, stai sereno. C'è un'ulteriore mail delle 15.10 nella quale Rossi scrive a Viola: «Hai ragione, sono io che mi agito e mi sono spaventato per l'altro giorno. Si tratta dello spavento per i sospetti che aveva sentito pesare su di lui riguardo la fuga di notizie sulle decisioni del CDA. Sospetti dovuti al suo antico rapporto con Giuseppe Musseri. In effetti il gruppo dirigente è arrivato da un anno, profumo Viola, sospettava che Musseri in quel momento sotto inchiesta tenesse ancora il morso alla banca. L'8 marzo Fabrizio Viola, ascoltato una prima volta in procura, vengono mostrate le email. L'amministratore delegato dichiara che all'espressione usata da Rossi domani potrebbe essere troppo tardi. Viola racconta di aver immaginato, fra virgolette, che nel suo PC sequestrato dalla finanza dovesse esserci qualcosa che lo preoccupava. Delle ore precedenti la morte conoscete già tutti i particolari, non le riprendo. Su tutti risalta il pranzo di Davide Rossi con il fratello Ranieri, gli confessa di aver fatto una cazzata e che un suo amico conoscente di cui si era fidato lo aveva tradito, senza però rivelare altro al fratello. Alle 19.10 di mercoledì 6 marzo 2013, qui ci trasferiamo dentro la Rocca, poco prima della morte di Davide Rossi, alle ore 19, dicevano, gli uffici dell'area comunicazione sono presenti Chiara Galgani, capo ufficio stampa, e Lorenza Bondi, vice capo ufficio stampa. La prima dichiara che all'uscita dal lavoro tra le 19.20 e le 19.30, passando davanti all'ufficio di Rossi, ha notato la porta chiusa. Lorenza Bondi dichiara invece di aver lasciato il posto di lavoro alle 20.05, anche se l'usciere posticipa l'orario alle 20.20, e di aver notato la porta di Rossi aperta, con le luci accese. All'interno di Rocca Salimbeni a quell'ora è presente anche Bernardo Mingrone, capo dell'area finanza. Nella nostra puntata intervistammo Massimo Riccucci, usciere di Montepaschi, ci disse che dentro la banca c'erano tra le 10 e le 15 persone durante i minuti della morte di Rossi. La procura ne aveva individuati e interrogati solo 3, da quel che noi in quel momento risultava. Il 7 marzo del 2013 la Procura, come sapete, apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Il 2 agosto viene chiesta l'archiviazione. Il 4 marzo 2014 il GIP Monica Gaggelli respinge l'opposizione all'archiviazione della famiglia di Rossi e per la Procura di Siena si tratta di suicidio. Secondo il GIP, elementi inequivocabili a comprova del suicidio sono i 3 biglietti indirizzati alla moglie trovati accartocciati nel cestino dell'ufficio di Rossi. Non ve li leggo perché li conoscete. La moglie, sentita da noi, ci disse che mai Davide Rossi si sarebbe rivolto a lei in questo modo, mai la chiamava Tony, e sarebbe stato uno sgarbo ai suoi occhi sentirsi chiamare così. Uno che vuole uccidersi fa uno sgarbo alla moglie nel biglietto d'addio? Il video della telecamera numero 6, che ha registrato la caduta del vicolo, riporta un orario, come sapete, inesatto. L'ora registrata dalla telecamera è di 16 minuti avanti rispetto all'ora effettiva. Nel video Davide Rossi arriva a terra alle 19.59, in realtà sono le 19.43, ma per il GIP Gaggelli Davide Rossi si è suicidato alle 20.15. Monica Gaggelli posticipa l'orario della telecamera di 16 minuti, un errore marchiano, come in trasmissione, nella mia trasmissione, ci disse il tecnico Luigi Secciani, colui che aveva estratto le immagini dalla telecamera. Sulla dinamica della caduta la procura a quel tempo non ha creduto necessaria una perizia. Abrasioni sulle scarpe, la polvere bianca sulle suole e sulla punta, lo scollamento tra suole e tomaia, le schegge di legno sul davanzale, i 4 cavetti antivolatili posizionati all'esterno della finestra, 3 curvati e uno spezzato, dimostrano ampiamente, secondo la procura, che Rossi, prima di abbandonarsi nel vuoto di schiena, si trovava seduto sulla sbarra di sicurezza.
ma per il perito della famiglia, l'ingegner Luca Scarselli, e il medico legale che ha svolto la controperizia, il professor Gian Aristide Norelli, quella posizione da quell'altezza non è compatibile con il moto di caduta del corpo a terra, come ripreso dalla telecamera di sicurezza. Alle 20.32, orario della telecamera, c'è la traiettoria di un grave che passa con moto parabolico che finisce in una posizione compatibile con quella del quadrante dell'orologio. La procura, al tempo della seconda archiviazione, disse che non si trattava di nulla. Ma come avete sentito il procuratore capo di Siena su questo punto, ma il perito di parte della famiglia, l'ingegner Scarselli, ipotizzò si trattasse dell'orologio. Se fosse stato l'orologio vuol dire che qualcuno l'aveva buttato di sotto dopo la caduta di David. Più interessante però è il fatto che sul cellulare di David Rossi, ritrovato sulla sua scrivania in ufficio in orario contemporaneo all'immagine dell'oggetto caduto, quindi con il corpo di Rossi già a terra, era stato digitato il numero 4099009. Al tempo, nella mia puntata, ipotizzai che si trattasse di un numero di telefono o di un conto in banca. Avevo già accertato che il numero provenisse da una filiale ex Antonveneta di Via Dana, ma non avevo ancora ottenuto i documenti per poterlo raccontare. Cosa emergeva poco tempo dopo anche per noi? Che in una comunicazione ai clienti titolari di certificati di deposito ordinari a tasso fisso con scadenza fardata dal 1 gennaio 2013, G Capital Interbanca, il 10 ottobre 2012, indicava oltre 800 certificati rilasciati dall'istituto, da banche dell'ex gruppo Antonveneta come da altri istituti di credito. Si trattava di strumenti finanziari al portatore, dei quali infatti non si conoscevano gli intestatari ideali per transazioni finanziarie non tracciabili. Proprio per questi motivi, con l'evoluzione delle norme antiriciclaggio, oggi non è più possibile l'emissione. G Capital Interbanca è la banca d'affari che fu acquisita nel 1997 dalla Banca Antonveneta di Pontello, in seguito venne ceduta insieme all'Antonveneta al gruppo ABN AMRO e da questo nel 2007 al gruppo Santander, che poi nel 2009 la vendette a G Capital. Tra i certificati indicati nell'elenco di Interbanca appare il numero 4099009, scadenza 31 agosto 2013, rilasciato dalla filiale di Via Dana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La Popolare di Puglia e Basilicata c'entra perché, per ottemperare alle decisioni antitrust prese proprio dopo l'acquisizione dell'Antonveneta, il 29 luglio del 2009 Montepaschi ufficializzava la cessione di 15 sportelli dell'ex Antonveneta alla Banca Popolare di cui ho parlato, al prezzo di 73 milioni e mezzo, eccetera. 7 di questi erano in Lombardia, uno era lo sportello ex Antonveneta di Via Dana. David Rossi si recava spesso a Via Dana, almeno una volta al mese. Rossi seguiva le sponsorizzazioni, in particolare le sponsorizzazioni sportive, come diremo con dovizia di particolari nella puntata del 2014. Peraltro, apro una parentesi, tutti i testi delle puntate sono sul sito di Report, e quindi ci sono persino le puntate, quindi insomma potete, se vorrete, consultarli. A Via Dana c'è una squadra di rugby che dalla stagione 2007-2008 prese il nome di Montepaschi Rugby Via Dana. Anche dopo la fine delle sponsorizzazioni di Arrebbi Via Dana, Rossi frequentava Mantova anche perché dal 15 marzo 2011 era stato nominato vicepresidente del Centro Internazionale Palazzo Te. A me ancora rimane oscuro il perché il numero di un certificato di deposito al portatore venga digitato da ignoti sul cellulare di David Rossi quando lui è a terra morente. Infine, come sapete, il professor Gian Aristide Norelli, peraltro il maestro del professor Gabrielli che fece l'autopsia, confuta in radice la perizia autoptica di Gabrielli, che è l'elemento chiave della prima archiviazione dell'inchiesta, e la consulenza tecnica sulla dinamica dell'evento mortale fatta dall'ingegner Scarselli fa altrettanto sulla ricostruzione della caduta di Rossi. Mentre per l'avvocato della famiglia Goracci, il PC di Rossi venne manipolato nelle ore successive alla morte, non vennero acquisiti i tabulati di tutti i suoi cellulari, non vennero acquisiti né cercati i suoi taccuini di appunti, eppure Rossi era descritto come maniacale nel prendere appunto di tutto in tutte le riunioni. Alla fine della puntata, poi, parlammo dei presunti rapporti fra Giuseppe Musseri e lo IOR e dell'esistenza di 4 conti presso lo IOR sui quali sarebbero confluiti soldi di una tangente scaturita dall'operazione Antonveneta. Avevamo una fonte che consideravamo importante che ci riportò alcuni particolari interessanti. Giuseppe Musseri ci querelò e solo dopo una richiesta di rettifica riportata in una puntata di 3 anni dopo, Musseri, che dichiarava di non aver mai avuto a che fare con lo IOR e di aver guadagnato sempre solo dal suo lavoro, ritirò la querela.
Nel 2015 siamo tornati sull'argomento, risentendo il professor Norelli e il professor Giuseppe Sofia, che presentò a nome della famiglia di David una perizia grafologica su quel che aveva scritto nei 3 biglietti, prima della sua morte. La scrittura di David era stata forzata fisicamente e psicologicamente, concludeva Sofia. A metà novembre del 2015 si riaprirono le indagini che, come sapete, sfociarono in una seconda archiviazione. In estrema sintesi, queste sono le notizie raccontate da me, da noi, nel 2014, da Report, allo stato delle nostre conoscenze allora. Una prima domanda che mi è venuta spontanea ascoltando la sua relazione. Mussari querela Report, però ritira la querela in cambio di una rettifica. Mi specifica quale sarebbe questa rettifica precisamente? La rettifica diceva sostanzialmente che noi avevamo avuto una fonte, se vuole leggo il testo perché ce l'ho nel computer. Allora, scusate, la rettifica era questa: la trasmissione venne realizzata riportando quanto riferito da una fonte. Precisiamo che non abbiamo elementi per affermare che l'avvocato Mussari abbia mai messo piede nello IOR, abbia mai avuto conti all'estero, abbia mai percepito somme o compensi che non fossero frutto del suo lavoro. Questo è quanto era doveroso precisare. Questa è stata la ringrazio. Onorevole Migliorino. Sì, grazie Presidente. Due domande veloci per poi riprendere, ecco, perché pensavo che forse l'introduzione poteva essere un pochettino più lunga. Le volevo chiedere in che giorno è stata fatta, la trasmissione? Giusto novembre 2014 oppure... La trasmissione, quella su David Rossi, è stata fatta il 23 novembre 2014 e l'abbiamo ripresa il 20 dicembre 2015. Perfetto. E lei ha avuto modo, non vorrei fare un botta e risposta, quindi magari se poi è possibile, magari pure se mi fa un cenno, ma lei quindi ha avuto modo di vedere le carte quando ci fu la prima archiviazione? Lessi la prima archiviazione. Perfetto. E non le sembra strano che nella prima archiviazione, anzi no, prima le voglio fare una domanda, per quanto riguarda le indagini che sono state poste sul numero 4099009 che sarebbe stato digitato sul cellulare del dottor Ross David, quando prendono un po' piede le indagini su questo numero di telefono? A mia memoria molto successivamente. Perfetto. Allora, lei, siccome ha visto le carte della prima archiviazione che ci sono state date ed è informato pubblico, quindi non dico niente di riservato, ecco, da questo punto di vista, mi riesce a spiegare perché in queste prime indagini viene posto un articolo del 20 febbraio che già parla della succursale di Mantova? Come mai c'era già stato fatto un collegamento tra
tra, proprio tra tanti giornali che potevano mettere, diciamo, nelle carte che vengono date dalla lei Procura. Parla, viene lei parla del 20 febbraio? Sì, un articolo proprio di... Del 20 febbraio 2014? 2013, 2013. 2013. Io questo articolo rispondo subito, non lo ricordo. Sulla Gazzetta di Mantova. Io questo articolo, come le dico, non lo ricordo. Ricordo di aver tentato di acquisire con molta fatica la documentazione che riguardava sulla base di una fonte interna alla banca che mi orientava verso la, la filiale di Mantova ex Anton Veneta di Banca Popolare Bari Basilicata, no, Puglia Basilicata, e come, le avevo, come ho detto prima, cercai con molta fatica di acquisire le carte. È particolare che invece questa gazzetta già stava nella prima, diciamo, archiviazione. Come metodo devo dirle che noi lavoriamo solo su acquisizione di carte e testimonianze, non lavoriamo su quello che dicono gli altri giornali, anche perché se no, insomma... Io mi devo un attimo scusare perché effettivamente, e poi vorrei lasciare la parola agli altri, veramente... Sono intervenuto subito, però volevo dirle che provo una forte stima nel suo lavoro e da questo suo lavoro, ecco, provo una forte stima nel Paolo Mondani come giornalista. Mi perdoni, non l'ho detto prima, sono stato un po' preso, perché lei sicuramente, nel leggendo nelle prime carte, le sarà venuto magari in mente, o magari a coloro che poi leggono queste carte, di riuscire a capire come si mette in un CD il contenuto, quindi il backup di un iPhone 5 e di un BlackBerry. Un CD a circa 700 megabyte, un iPhone 5 di allora ci avrà da 16, 32 giga se non 64. Come fa a mettere un backup di un cellulare e di un BlackBerry su un CD? Queste cose le avete mai, diciamo, un po' più analizzate? No, no. Sì, insomma, diciamo così, ci siamo fatti la stessa domanda. E nei tabulati che vengono sempre dati dalla Procura, ma io non l'ho visto sto 4099009. Eppure lei lo trova, insomma, diciamo così. Io ho avuto nella prima indagine, dico. Io ho avuto i tabulati. Ho avuto i tabulati e l'ho trovata questa cosa. Un'ultima domanda in questo primo giro, mi perdonino gli altri perché abbiamo fatto un botta risposta che c'era. C'erano molte altre cose sui tabulati, sa? E ci sono molte altre cose nel testo della puntata. Io sono stato eccezionalmente stringato perché non volevo annoiarvi, ma diciamo che nella puntata e nelle puntate ci sono molti altri dettagli. Ovviamente faccio quest'ultima domanda perché, come le ripeto, e volevo fare quella prefasi, diciamo che stimo tantissimo il suo lavoro. Lei ha avuto modo di vedere diciamo, il rapporto della dottoressa che fece il primo soccorso al dottor Rossi? Sì. E ha trovato secondo lei qualcosa di particolare in quel rapporto? Nella spiegazione di che ferite aveva il corpo del povero dottor Rossi. Quanto tempo ha? Perché il rapporto ce l'ho qua, se vuole lo vado ad aprire. Anch'io ce l'ho qua, volevo capire perché... se le sembra normale che vengono definite delle ferite ai polsi che avevano dei cerotti, e però nel rapporto non viene minimamente accennato alle ferite che aveva ad esempio sul viso e che magari avevano ancora del sangue, forse che usciva. E come sa, su questo punto... Io poi non sono stato preciso prima. Sì, adesso se mi fa, se questa è la domanda, io avevo incontrato la dottoressa che aveva fatto l'intervento con il 118, che non volle farsi intervistare, ma insomma, diciamo così, parlammo di quello che era accaduto. Abbia pazienza un secondo perché è documentazione per me di 7 anni fa, io non ho che... sì, quello che lei dice è vero, ma il problema era più... Il problema che io tenderei a sottolineare rispetto alla sua domanda è quello che emerge dalla perizia autoptica del professor Gabrielli, che viene contestata dal suo mentore, addirittura dal suo maestro, che era il professor Gianaristi De Norelli, perito della famiglia. C'erano molti segni che potevano comprovare un'ipotesi diversa, insomma. In realtà il professor Gabrielli, come lei sa, licenzia la sua perizia definendoli tutti compatibili con la caduta.
io anche dentro la puntata vado a fare con telecamera nascosta, me ne dolgo, ma così capita, insomma, di dover fare, insomma, al professor Gabrielli delle domande, che mi confermò, insomma, il suo punto di vista. Il professor Norelli, in realtà, scrisse in breve, se vuole le dico, e vengo anche al tema delle, dei segni di autolesionismo, insomma, scrisse il professor Norelli le lesioni al volto non sono riconducibili alla caduta, sia per il tipo di lesioni sia nell'eventualità di uno sfregamento col muro nel corso della caduta, che avrebbe spostato l'impatto del corpo a terra. Lo stesso vale per le lesioni sulle braccia e all'addome, anch'esse incompatibili con la caduta del corpo, come del resto non trova giustificazione la lesione al torace con causa della morte. Nemmeno la datazione dei gesti di autolesionismo per il professor Norelli, no? Fatte risalire dal perito della procura poco prima dell'impatto, poco prima cioè dell'atto che lo uccide, trova una spiegazione plausibile. Nemmeno la ferita triangolare alla testa per Norelli è compatibile con una caduta da 15 metri d'altezza. Cioè il professor Norelli, ripeto, maestro di Gabrielli, dice, seppure la perizia autoptica con fotografie che non so se avete avuto, ma penso di sì, sono molto chiare, diciamo così, ci sono una massa di segni imponente, insomma, che spingono a pensare a cose diverse, e tant'è, così è la questione. Noi, lo confesso, riportammo tutti questi dubbi nella puntata anche con una grafica molto specifica, che se vuole si va a rivedere. Grazie Presidente, e ringrazio il Dottor Mondani per il suo lavoro molto nel merito sulla morte di Davide Rossi. Nella sua inchiesta Monte dei Misteri, realizzata per Report insieme ad Elisabetta Gherardi e trasmessa nella puntata del 23 novembre del 2014, sono esaminati i minuti successivi alla caduta di Davide Rossi alle ore 20:11. E in quel momento entrò in scena il cosiddetto uomo del mistero, secondo la sua ricostruzione. E la persona che non dà l'allarme sparisce e non viene identificata. Poi c'è la storia della composizione del numero sul telefono di Davide Rossi. Mentre dalla finestra cade un oggetto, presumibilmente l'orologio del manager. Quindi c'è l'intervista all'usciere Massimo Ricucci, che al report dichiara che quella sera in banca c'erano 10-15 persone. Ne verranno interrogate soltanto tre. Soltanto tre. Infine arrivano le persone che si accorgono di Rossi, stesso a terra, ma lei, dottor Mondani, preciserà che i misteri sono altri. Ecco, sulla base di quanto ha potuto poi indagare, soltanto intuire, quali sono a suo avviso i punti più oscuri della vicenda, che vanno al di là delle immagini riprese dalla telecamera la sera della morte di Rossi? E sulla base della sua attività professionale, perché a suo avviso potrebbe essere stato ucciso David Rossi, chi poteva avere interesse a farlo? E quali sono gli approfondimenti che lei potrebbe dare a questa commissione, cioè un indirizzo dove poter andare a vedere meglio e nel merito questa situazione? E inoltre se esistono collegamenti tra la situazione finanziaria di Monte dei Paschi e il caso Rossi, e perché Rossi poteva essere un soggetto da eliminare, quali segreti poteva conoscere? Glielo dico in poche frasi, insomma, diciamo così, le ho anticipato nella mia introduzione. Se esiste una possibilità diversa da quella che è stata certificata dal Tribunale di Siena con le due archiviazioni, si tratta di indagare, dal mio modesto punto di vista, così già ne parlavamo nel 2014, ovviamente sul movente. Il movente più solido, dal mio modesto punto d'osservazione, in quel momento era la possibilità che Davide Rossi raccontasse delle cose alla Procura della Repubblica di Siena. Perché Davide Rossi si era orientato a farlo è evidente dallo scambio di mail con l'amministratore delegato. Che cosa avrebbe potuto raccontare?
sarei orientato a dirle tutto, perché David Rossi accompagnava Giuseppe Mussari ovunque, era l'uomo di tutte le vicende interne, partecipante a tutte le vicende interne. Il dottor Mussari era stato dal 2001 al 2006 presidente della fondazione, dal 2006 al 2012 presidente della banca, e David Rossi era stato sempre accanto a lui. Aveva seguito, tra l'altro, lo diciamo molto bene in puntata, tutta una serie di vicende singolari e complicate, le sponsorizzazioni, aveva avuto incarichi delicati ed importanti, si era recato per una sponsorizzazione persino a cena con Silvio Berlusconi. Non mandi il tuo capo comunicazione a cena con Silvio Berlusconi se non è qualcosa in più. Lo diciamo nella puntata, e sulla base di una testimonianza. E insomma, voglio dire, questa era per noi la cosa sulla quale lavorare. Lavorare sulle cose che David Rossi avrebbe potuto raccontare, sulle cose che David Rossi aveva fatto concretamente, che poi durante gli anni alcune di queste cose sono emerse, con molte contraddizioni, insomma, con molte vicende che si incrociano, che si calpestano, che emergono e poi spariscono, ma insomma questa, secondo il mio punto di vista, è una vicenda che, meno male che c'è questa commissione, insomma, che merita un approfondimento, perché è pienamente incuneata in un periodo storico nella quale le vicende bancarie italiane sono state particolarmente intricate e dolorose. Onorevole Fornaro. Grazie, la ringrazio per la chiarezza espositiva e la precisione. Una domanda: se dopo le trasmissioni, quindi nel periodo che intercorre dall'ultima trasmissione ad oggi, lei è venuto a conoscenza di informazioni o altre notizie che possono essere utili a questa commissione e che quindi noi non ritroviamo, diciamo, nelle trasmissioni. La seconda, lei ha, adesso anche rispondendo al collega Sapia, ha messo in evidenza, diciamo, come suggerimento nei confronti della Commissione, di lavorare sulle mail e comunque, diciamo, sulla quello che voi ritenete, lei in particolare, il movente, cioè la preoccupazione che potesse parlare con i magistrati. L'ipotetico movente. Sì, sì, ipotetico movente, nel caso in cui o di induzione al suicidio oppure di omicidio. Ecco, escludendo Viola, che da questo punto di vista la nuova gestione, in particolare Viola gli dice, se non ricordo male, i magistrati sono affidabili, sono persone che capiranno, vai pure sostanzialmente, anzi se vuoi ti metti in contatto. Il tema ovviamente diventa quello di capire chi aveva accesso alla mail di Viola, chi ha potuto leggere quel messaggio, se questo messaggio potenzialmente è un movente. E quindi capire se rispetto a questo vi siete fatti un'idea e diciamo che questo aiuterebbe ovviamente a, io credo, indagare anche in questa direzione, perché oggettivamente, diciamo, c'è e ci può essere un nesso causale, diciamo, per tutti e tre gli scenari, compreso quello del suicidio, cioè una forte tensione dovuta all'ispezione, sì, alla perquisizione e quindi successivamente poi a queste preoccupazioni. La seconda domanda era relativa ai conti IOR che lei ha citato come presunta maxi tangente Anton Veneta, solo per capire se ho capito bene io, questo sarebbe stato lei riferito da una fonte e quindi non ci sono riscontri documentali né indagini che siano a sua conoscenza sostanzialmente. Ultima cosa, lei ha accennato al fatto che Rossi si recava almeno una volta al mese a Mantova.
per capirci, a contezza che si eroccasse a Mantova prima del 2011 con questa frequenza oppure no? Perché adesso guardavo su fonti aperte, quindi mentre stava lì intervenendo, lui viene nominato vicepresidente di Palazzo Te dall'allora sindaco nel 2011. Ma la sponsorizzazione dura fino al 2010. E poi la fonte, per quel che mi riguarda, è la moglie di David, che ovviamente sapeva da lui la mattina quando partiva con la macchina per andare a quel punto. No, però voglio dire, è ragionevole che lui una volta al mese da vicepresidente di Palazzo Te si recasse. No, lo dicevo come quadro di riferimento, diciamo, da questo punto di vista c'è questo collegamento con la sua attività di vicepresidente di Palazzo Te che fino a un certo punto, diciamo, da quel che ho letto, mi sembra sia una nomina di carattere slegata, diciamo, dal suo ruolo aziendale. Era solo per capire se aveva in quale... Parto dalla terza. Il Montepaschi aveva acquisito la Banca Agricola Mantovana. Lei di lì? No, perché io sono mantovano, quindi non era solo perché... Ma conosco un po' l'ambiente. Era solo per ricordare questo piccolo particolare. E David Rossi era un uomo di cultura, era un uomo che coltivava molti interessi da questo punto di vista, era un uomo intellettualmente molto, molto solido, molto forte. E quindi non sembrò, credo, io non la ricordo perché non ho partecipato a quegli avvenimenti, insomma non me ne sono occupato direttamente, la sua, diciamo così, nomina a vicepresidente di Palazzo Te non destò nessun problema. No, mi colpisce il fatto che per via della sponsorizzazione alla squadra di rugby di Viadana emergesse questo fatto del 4099009 come collegamento ipotetico sul suo telefonino e poi lì a Viadana, con una particolarità che si tratta di titoli al portatore, cioè lei sa, voi sapete meglio di me di cosa parliamo. Parliamo di uno degli strumenti più infernali, diciamo così, del passato, fortunatamente. Per quel che riguarda lo IOR, non mi risultano indagini in corso da questo punto di vista sulla vicenda. Ci furono, come ha detto, furono anche per la cosiddetta maxi tangente di cui si è parlato in una parte dal momento, insomma, in un momento storico particolare, insomma, intorno all'acquisto di Anton Veneta, la cosa... I due miliardi di differenza sostanzialmente. Tra sì, un po' meno, ma intendo dire lì. L'indagine si è fermata, diciamo così, sin dall'inizio, insomma, non è mai veramente lievitata. Per la parte che riguarda il movente, per quello che riguarda in questi anni, io ho avuto continue chiacchiere, incontri con persone le più varie, con le mie fonti, aumentando le fonti, perché dopo che tu fai una puntata è chiaro che le fonti aumentano, ti arrivano tantissime persone che ti vogliono raccontare. Diciamo che quello che io sono venuto a sapere sono elementi di quadro, non elementi, diciamo così, giudiziariamente rilevanti, elementi di quadro che configurano, che raccontano dalla figura di David a elementi di quadro per quel che contempla, che compete lo stato della banca, i problemi che aveva a che fare, con i quali aveva a che fare, ha avuto a che fare per tutti gli anni successivi, dal 2011 in poi, dal 2012 in poi la banca. Quindi non so aiutarla, se lei mi chiede, diciamo così, di avere un indizio in più, francamente non sono in grado di fornirglielo. Per la parte che invece riguarda, lei mi ha detto il movente a un certo punto nella prima domanda, mi vuole ricordare che cosa specificamente? No, lei ha parlato durante la sua audizione che nella trasmissione, diciamo, in qualche modo si evidenziava il movente possibile dell'induzione al suicidio e all'omicidio, la preoccupazione che Rossi potesse parlare con i magistrati. Siccome escludiamo, io credo, Viola, diciamo, perché Viola stesso dice rivolgetevi ai magistrati, eccetera, eccetera,
e comunque Viola non apparteneva alla precedente gestione, e da questo punto di vista, se ci fossero state malagestioni di cui era a conoscenza, o peggio, era a conoscenza Rossi, apparteneva alla gestione precedente, non alla gestione, diciamo, nuova, è evidente che a quel punto è qualcuno che poteva avere accesso alle mail di Viola, sostanzialmente. Quindi se si era fatto un'idea di chi poteva avere accesso a quelle mail. La segretaria, immagino. Le faccio un appunto solo su una questione, perché l'ho detta all'inizio. Viola inizialmente dice sì, ti posso aiutare, ma poi dice contattali tu. E dal mio modesto punto d'osservazione, l'immediata macchina indietro che fa David Rossi in quello scambio di mail è evidente, diciamo così, del fatto che si rende conto che è meglio che faccia da solo, o meglio, che forse è meglio sospendere questa decisione. Di che cosa avrebbe potuto parlare Rossi ai magistrati, lo dice lui stesso nella mail. Quello che voglio sottolineare è quello che dicevo anche al suo collega poco fa, è quello che David Rossi era un uomo di fiducia vero, al corrente non solo delle vicende più generali, ma anche delle vicende più particolari. Per esempio, faccio un esempio, insomma, sarebbe stato interessante sentire dalla bocca di David Rossi cosa poteva essere accaduto durante la partita Anton-Veneta, perché gli uomini della finanza italiana e internazionale che entrano in campo su questa vicenda sono molteplici. Noi nelle puntate precedenti, in quella puntata, insomma, interveniamo su tutta una serie di soggetti, parliamo di tutta una serie di soggetti, fu una complicatissima vicenda. E appuntarsi solo su Siena, cioè, come dire, chiudersi su Siena non mi pare dia immediatamente ed esclusivamente il senso di quello che del peso di David Rossi. Quando parlo di movente, quando io e la Milena Cabanelli parliamo di movente possibile, sinceramente ci rendiamo conto che l'unico movente possibile di livello, insomma, dentro quella vicenda, se parliamo di un'ipotesi di induzione a suicidio o omicidio, non poteva che essere quello. È l'insieme, la concatenazione dei fatti che riguardavano Montepaschi in quella fase storica, che riguardavano Rossi in quella fase, ad averci convinto di questo. Se lei mi chiede dove guardare, francamente non le posso aiutare. Onorevole Cenni. Sì, intanto la ringrazio per essere qui, per la disponibilità e anche per la grande chiarezza che ha usato nella sua relazione introduttiva. Devo dire che in parte ha già risposto ad alcune delle domande che io volevo fare, perché anche io sono rimasta molto colpita dal passaggio che lei ha fatto sull'ipotetico movente, appunto dicendo che il movente possibile poteva essere il rischio che Rossi parlasse con la Procura. E anche questo passaggio che ha ripreso proprio adesso rispondendo al collega Fornaro, quando dice Viola fa marcia indietro, nella mail successiva, Rossi fa marcia indietro dopo la risposta di Viola che gli dice vabbè, telefona tu direttamente ai magistrati. Allora, dicendo che forse appunto non ha trovato l'appoggio che cercava. Qui vorrei capire un po' meglio, perché devo dire che ovviamente tutti noi abbiamo già letto non so quante volte questi scambi di mail nei libri, nei servizi giornalistici e nel racconto che ovviamente il procuratore ha fatto, e devo dire che per esempio io non ho avuto quell'impressione leggendo la risposta di Viola, cioè mi è sembrato quasi un incoraggiamento dicendo chiamali, tutto sommato mi sembrano persone ragionevoli. Quindi volevo capire, insomma, com'è che lei aveva maturato invece questa impressione
così diversa, ricavandone che forse questo stop del comportamento di Rossi poteva essere proprio conseguenza di questa ultima risposta. E poi le volevo chiedere se lei invece, siccome avete parlato appunto dei vostri servizi del 2012 in pieno caos, diciamo, sull'indagine sulla banca, aveva incontrato Rossi precedentemente, se aveva avuto modo di, diciamo, di parlare con lui, e nel caso quale idea si era fatta di questa persona. E l'ultima cosa che le voglio chiedere, anche alla luce di quello che adesso lei diceva rispetto a possibili ulteriori notizie magari sulla vicenda Anton Veneta, se, avendo seguito con attenzione tutta la vicenda Monte dei Paschi, lei crede che le indagini su Monte dei Paschi, su quella vicenda, su Anton Veneta, eccetera, comprese le due commissioni d'inchiesta che ci sono state, quella che c'è stata nella precedente legislatura e quella che ancora sta lavorando, diciamo, non abbiano affrontato completamente. Quindi, se ci sono a suo parere altri temi che non sono stati toccati né dalle procure né dalle commissioni d'inchiesta. Non... L'ultima domanda potrebbe tenerci qui parecchio. Partiamo dall'inizio. Rossi chiede esplicitamente all'interno di una mail aiuto. Chi all'interno della banca teneva rapporti con la Procura della Repubblica era l'amministratore delegato Viola. Ad un certo punto, nella richiesta d'aiuto, era, naturalmente questo è il mio punto di vista, assolutamente implicito che Viola dovesse fare da ponte nei confronti della Procura della Repubblica. Questo chiedeva Rossi al dottor Viola. Il dottor Viola dice fallo tu. E lì c'è un'evidente, a mio parere, presa di distanza, ma niente di particolarmente sospetto, insomma, intendo dire. C'è l'amministratore delegato di una banca che si trova di fronte al suo capo comunicazione, e quel capo comunicazione, c'è un uomo che sa tutto, che ha la storia in mente, che decide di parlare in procura e dice: io posso raccontargli la storia. Beh, insomma, diciamo così, posso capire, diciamo, in ultima analisi, che il dottor Viola avesse a un certo punto dovuto rifletterci un po' e avesse avuto un momento nel quale non capiva bene cosa dover fare di fronte a una cosa così delicata, perché stiamo parlando di una cosa di assoluta delicatezza. Presumibilmente, forse, lo stesso dottor Viola non conosceva, presumibilmente, tutte le cose che avrebbe potuto raccontare Rossi, no? E Rossi immediatamente dopo cambia registro, ma non camaleonticamente, come dicevo prima, di talché tutto questo dimostrerebbe un suo stato psicologico alterato. Alterato un po' lo era, nel senso che era spaventato, preoccupato. Se tu il 2, sabato 2 marzo, ti fai trovare sotto casa perché ti stanno arrestando per non impressionare tua moglie, vuol dire che un po', diciamo così, sei preoccupato. Soprattutto, come ho insistito nel dire, lo stesso Viola a SIT, sentito dalla Procura della Repubblica, mette a verbale delle cose di grande rilevanza, secondo il mio punto di vista. Cioè che lui riteneva che, insomma, avesse dei documenti particolari nel suo computer, fosse Rossi, che Rossi addirittura detenesse una serie di documenti delicati. Insomma, tornando prima, che un signore come Rossi, che ha in mano questi documenti delicati, va in Procura della Repubblica, non posso immaginare, da un canto. Dall'altro, dicevo, non mi pare che camaleonticamente faccia questo passo indietro. Lo fa consapevole, lo fa, dice, si rende perfettamente conto che non era l'interlocutore giusto Viola per fare questa discussione, no? Perché, insomma, adesso è inutile che le dica, ci sono tutta una serie di delicatezze anche all'interno di quella banca nel rapporto fra il vecchio gruppo dirigente e il nuovo, nell'intermediazione politica che è venuta nella nomina del nuovo gruppo dirigente rispetto al precedente, eccetera, eccetera.
della quale parliamo anche in puntata, che a un certo punto ha fatto pensare che ci fosse un elemento di continuità tra il vecchio gruppo dirigente del nuovo. A mio parere continuità c'è stata rispetto ad alcune politiche, per alcuni versi no, però bisognerebbe approfondire, forse non abbiamo il tempo di farlo, in particolare sul versante poi della gestione di tutta la partita dei derivati, Alexandre Santorini, sulla quale noi siamo intervenuti anche in quella puntata, se lei vorrà vada a leggersi le cose che nel nostro piccolo abbiamo tentato di tirare fuori. Quindi, non so se l'ho soddisfatta sulla prima domanda, io penso che in queste mail, se le si leggono con attenzione, con la pazienza di capire qual era il clima in quei giorni, c'è molto da scoprire, c'è più di quello che non sembri. Ho conosciuto Rossi, sì, una volta. Se volete vi racconto il caso, perché potrebbe persino essere gustoso, che gli aspetti come dire, personali sono molteplici, ma io non ne faccio mai caso. Questo qui è stato un affatto immediatamente dopo la puntata del 2012, quella che noi titolammo Monte dei Fiaschi. Il dottor Profumo ci chiese di incontrarci, venne nella nostra redazione a via Teulada il dottor Profumo con David Rossi e incontrò me e Milena Gabanelli. Il dottor Profumo ci disse sostanzialmente, ricordo, fu una discussione non semplice, il dottor Profumo ci chiese di, in qualche modo, aveva visto la puntata, era rimasto colpito, ci chiedeva sostanzialmente aiuto a capire che cosa era successo nel passato di quella banca. E io un po', come dire, con il piglio, con, come dire, non troppo educatamente direi, invitai il dottor Profumo, educatamente sì, ma intendo dire con un piglio un po' aggressivo, dissi al dottor Profumo, ma come? Chieda a noi di sapere del passato. Parli con David Rossi, lui sa tutto. In questa occasione, in quell'occasione ho conosciuto David Rossi. Indagine MPS Banche, se volete che vi dica la sincera verità, io credo che sulla vicenda Anton Veneta né la Commissione Banche, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle Banche, né il lavoro della magistratura ha fatto sufficientemente. Mi limito a dire questo, ha potuto fare sufficientemente, non voglio dire che ci siano delle, come dire, però insomma certamente per quello che un giornalista come me ha potuto accertare, approfondire, per quello che alcuni altri giornalisti insomma diciamo così hanno potuto fare, accertare, siamo alla superficie. Concluso dall'onorevole Rizzetto. Grazie. Allora, grazie al dottor Mondani. È stata un'audizione secondo me molto interessante, poiché piuttosto asciutta, fortunatamente asciutta sotto molti punti di vista, e quindi che ha colto alcuni aspetti secondo me di fondamentale importanza. Vorrei chiedere, rispetto alle indagini, se, rispetto a quanto voi avete capito, David Rossi pare avesse un secondo telefono. Sì. Questo telefono, che doveva essere a memoria un BlackBerry, non è mai stato, Presidente, restituito alla famiglia. E questo secondo me potrebbe, se confermato chiaramente dal dottor Mondani piuttosto che da altre audizioni, potrebbe essere un aspetto abbastanza interessante da chiedere anche a qualcun altro in termini proprio
di istruttoria in termini proprio di indagine. Perché pare addirittura che, insomma, questo telefono, lo stesso secondo telefono mai ritrovato, avesse avuto pochi minuti, qualche tempo prima della caduta, insomma qualche minuto prima della caduta, delle attività. La moglie conferma che questo BlackBerry non è mai stato loro consegnato, però era un telefono che qualche inchiesta giornalistica, voglio dire, chiamavano con un numero, Secret David, una cosa del genere. Quindi vorrei capire se ne sa di più rispetto a questo secondo telefono. Anche ed eventualmente, Presidente, però lo chiedo al nostro udito, secretando la sua risposta, vorrei che lui mi confermasse che proprio rispetto a quanto lui ricordava prima, cioè al peso di David Rossi, che secondo me è un elemento di sostanziale importanza, in quella visita a questo punto in redazione con il dottor Profumo, David Rossi, alla sua, chiamiamolo tra virgolette, provocazione, legittima provocazione, ha risposto? Che cosa ha risposto o se è rimasto in silenzio? Vorrei capire se, secondo, mi pare ve ne siate occupati all'epoca, David Rossi è confermato avesse, Presidente, addirittura un ufficio presso un ministero, nello specifico il Viminale, all'epoca di quando fu ministro Giuliano Amato come ministro dell'Interno. E quindi vorrei capire se chiaramente è nelle sue possibilità, nelle sue conoscenze, si facesse capire con che tipo di politica David Rossi avesse dei rapporti. La penultima cosa, pare che il dottor Mussari e lo stesso David Rossi si siano recati spesso in Vaticano, e quindi vorrei capire di più se avete informazioni anche di questo. Spesso in Vaticano si parla addirittura di non confermati, a quanto pare, 4 conti correnti coperti, che pare, lo sottolineo, servissero per alcune operazioni. L'ultima domanda, rapidissima, è quando David Rossi afferma un amico mi ha tradito, effettivamente secondo lei si rivolge a qualche giornalista, si parlava di un giornalista del Sole 24 Ore, a qualche giornalista o ci sono, voglio dire, delle altre idee su chi voglio dire, fosse questo amico che ha tradito? Grazie. Grazie onorevole Rizzetto. Prima di rispondere, l'onorevole Rizzetto ha posto un tema che non so se lei rileva, nel senso che se ha delle parti sulle quali vuole chiedere no, ecco, quindi perfetto, può rispondere allora. No, non voglio, tanto sappiamo tutti che quando si va in seduta segreta emerge quello che si racconta, quindi è meglio raccontarlo pubblicamente, no? O no? Senta, allora... un amico mi ha tradito, francamente noi non abbiamo mai compreso di chi si trattasse, tutto quello che si è raccontato sono ipotesi, quando le ipotesi non sono suffragate, lei mi aiuta e sa che siamo alle ipotesi, poteva essere un amico giornalista, poteva essere un amico in azienda, non lo sappiamo, sinceramente, ed era talmente vasta il mondo delle relazioni di David Rossi che francamente secondo me è difficile. Mussari e Rossi in Vaticano, quello è l'oggetto della querela che io ho subito dal dottor Mussari, e il dottor Mussari ha voluto, per ritirarla, chiarire che lui non c'entra niente, non è mai stato in Vaticano, né lui né Rossi sono mai stati in Vaticano, ci tengo a dirlo per non beccarmi una nuova querela, ma insomma, diciamo, anche perché è la verità dal punto di vista del dottor Mussari. E di non aver mai preso un soldo che non sia dovuto per il suo lavoro. Ma mettiamo da parte Mussari e Rossi. In altra parte di quella testimonianza coperta che io mando in onda nella puntata, si parla di qualcosa che viene indirettamente riproposto da un'intervista che Le Iene, che è un caro amico che si chiama Antonino Monteleone, fa al vecchio presidente dello IOR, Gotti Tedeschi, col quale ho parlato anch'io molto spesso, insomma, di queste questioni. In un'altra parte di questa
intervista coperta che io svolgo all'interno della puntata del novembre del 2014, il soggetto che testimonia mi racconta dell'esistenza di quattro conti. Anzi, faccio prima a dirgliela così. Faccio prima a dirglielo leggendole. I dirigenti dello IOR organizzarono, lo IOR venne coinvolto direttamente nella Farantom Veneta. I dirigenti dello IOR organizzarono incontri qua in Vaticano, i convenuti decisero di aprire quattro conti presso lo IOR intestati ad altrettanti enti religiosi, e questi quattro conti coperti corrispondevano a altrettante persone fisiche, chiedo io. Sì, esatto, e tra loro c'erano esponenti di Montepaschi, genericamente. E a che sono serviti quei conti? Sono serviti a far transitare una parte del denaro dell'operazione rendendola non tracciabile. Sono diventati la tangente per qualcuno? Io lo immagino. Questa è la conclusione del soggetto che mi parlò. Qualche anno dopo, Gotti Tedeschi affermò che esistevano questi quattro conti, che secondo lui contenevano la tangente Anton Veneta, forniva una lettura, diciamo così, dei fatti legati ad una dinamica interna avvenuta tra fondazione e banca. Fondazione che avrebbe gestito, secondo lui, se non ricordo male, però insomma fate memoria voi su quello che disse Gotti Tedeschi, è meglio che non la faccia io perché non vorrei essere impreciso. Effettivamente per l'acquisto di Anton Veneta ci fu una dinamica interna alla fondazione banca, per quello che io sono riuscito a ricostruire, ma qui non c'entrano più i conti segreti eccetera, qui c'entra la concretezza dei fatti per quel che riguarda l'acquisto di Anton Veneta. Mussa rilascia nel 2006 la fondazione, va in banca, nel 2007 avviene tutto. Già all'inizio del 2007 ci sono incontri con la Banca d'Italia, con l'allora governatore, eccetera, eccetera. E non solo, ma con tutto, insomma, il gruppo dirigente della Banca d'Italia per quel che attiene all'acquisto di Anton Veneta. E non emerge mai, quella è una delle questioni che abbiamo ribadito molto spesso, che Anton Veneta era carica di un debito insopportabile di circa 6 miliardi di euro, eccetera, eccetera. Adesso non sto a triturarvi perché è lunghissima la storia. La banca inizialmente era interessata a una fusione con Anton Veneta, mentre farà una cosa completamente diversa. Comprerà Anton Veneta per cassa, cosa che non fa neanche Babbo Natale, cioè neanche un pazzo fa, e senza due diligence, che è una di quelle cose per cui insomma noi ci interrogammo. E con un sovrapprezzo abbastanza importante, tutto spinto dal fatto che siccome nell'anno precedente, il 2006, c'erano state le due fusioni, IMI San Paolo Intesa, Unicredit Capitalia, Montepaschi sentiva la necessità di crescere, e giustamente. Ma qui c'è un sottotesto, diciamo così, che ho ricostruito, ma che abbiamo ricostruito ormai, che nel mondo finanziario ed economico italiano ed europeo è stato abbondantemente ricostruito, cioè il fatto che Bottin, che aveva il 10% di IMI, era molto arrabbiato del fatto di non aver potuto acquisire lui, diciamo così, San Paolo. Intesa lo fa, sente di dover chiedere, diciamo così, Bottin Santander, eccetera, di dover chiedere, come posso dire? Lei dice una compensazione? Vada per compensazione. E questo avviene all'interno di una lunga e faticosissima discussione che vede lo stesso Gotti Tedeschi incontrare Mussari due o tre volte, se non ricordo male. Gotti Tedeschi era anche l'uomo Santander in Italia, anche se poi la partita non la segue immediatamente lui, almeno lui dice di non seguirla lui, ma la segue Rothschild Bank, filiale italiana, eccetera, eccetera. Non vi sto a tediare perché è lunghissima la partita.
Quello che mi interessa di dire è che all'inizio era, l'idea era quella di una fusione, poi diventò un'altra cosa. All'inizio era d'accordo per la fusione a quel che si è potuto ricostruire la fondazione. La fondazione era diretta, era diretta da un presidente che, diciamo così, non era un esperto di questioni finanziarie ed economiche, tanto che noi in puntata, nella puntata su Montepaschi precedente, andiamo niente poco di meno che a intervistare Guzzetti, che insomma ben altra spessore, ben altra levatura, visto che era il capo di Fondazione Cariplo ed era l'uomo, diciamo così, che esprimeva, che aveva espresso in qualche modo, che è un grande amico del presidente della fondazione in quel momento, della Fondazione Montepaschi. L'idea della fusione fu sconfitta, fu sconfitta e si superò con quell'altra ipotesi che si rivelò un suicidio. Scusi, al netto, questa ipotesi, una conferma, perché per come me la ricordo io, diciamo che il successore, nel 2007 il successore, cioè il presidente della Banca d'Italia, confermò. Il governatore. Scusi, il governatore della Banca d'Italia, di fatto presidente, si può dire che avvallò non la fusione ma l'acquisto? L'autorizzò. No, certo, ma infatti ho detto semplicemente per ricordarlo, perché siccome, voglio dire, mi pare che tutti sanno nel 2007 chi fu il governatore della Banca nelle riunioni della Banca d'Italia, nelle riunioni nelle udienze delle, vabbè, scusate, nelle prime udienze, diciamo così, del processo che aveva riguardato Mussari e Vigni all'inizio della vicenda giudiziaria senese, che poi ha avuto svariati risvolti e la gran parte poi è finita alla Procura di Milano, lei sa, è bene saperlo, che che i legali sia di Mussari che di Vigni si difendevano dicendo che non erano i soli a saperlo, ed era molto curioso vedere che tra i banchi degli imputati ci fossero Mussari e Vigni e tra i banchi delle parti lese, diciamo così, ci fossero Consob e Banca d'Italia. È sempre così da noi. Sì, sì. Io come giornalista, diciamo così, ho sprecato più di un sorriso di fronte a questo. Continuo dicendole. Allora, David Rossi, ufficio al Viminale. Sì, ne abbiamo parlato noi in quella puntata. Scoprimmo che nel 2008 il Ministero degli Interni aveva preso in affitto un'immensa struttura sulla Via Tuscolana, ma la vedete perché insomma c'è la Polizia di Stato, insomma c'è un'enorme struttura che era di proprietà di Montepaschi. Canone annuo, dicevamo allora, 11 milioni, al Viminale sarebbe più convenuto comprare, ma qui il Monte aveva un amico, che c'è tutti i rapporti fra il dottor Mussari e l'ex ministro Giuliano Amato, di cui parliamo in puntata. Un testimone molto legato a David Rossi ci diceva che David Rossi aveva veniva spesso a Roma e andava a Viminale, dove aveva addirittura un ufficio. Ovviamente no, al Viminale. E devo dire che noi abbiamo provato in mille modi a verificare questa cosa, ovviamente come siamo abituati noi, inviando mail ovunque, e non siamo mai stati smentiti, non ci hanno mai detto sì, non ci hanno mai detto no. E per la parte che riguarda il secondo telefono, il BlackBerry, lo dicevo anche nell'introduzione, lo dicemmo in puntata, esisteva un secondo telefonino di David Rossi, del quale non furono mai acquisiti i tabulati. Come? Era un telefonino aziendale? Il BlackBerry a quell'epoca erano... Ho la sensazione che lei abbia ragione, sì. Cioè, questo potrebbe spiegare... Non lo ricordo con precisione, ma sì. È evidente che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto acquisire anche quello, voglio dire. Sì, ma, sì, insomma, no, no.
parola all'onorevole Bisa. Grazie Presidente, grazie Dottor Mondani per quanto ci sta dicendo e raccontando. Lei in un suo passaggio in risposta ad una domanda di un collega ci ha riferito che è Viola che tiene i rapporti con la Procura e volevo capire da quali ricerche sostanzialmente scaturisce questa sua dichiarazione e se dalle vostre insomma indagini che avete fatto risulti che oltre a Viola ci sia qualcun altro appunto all'interno in quel periodo della struttura della banca a intrattenere rapporti appunto con la Procura. Grazie. Guardi, era comune conoscenza di noi giornalisti, non era un mistero per nessuno, non era scritto da nessuna parte né è una notizia particolarmente gustosa, diciamo così, o piccante. A me sembrava normale che un dirigente della banca mantenesse relazioni con il Tribunale della Procura della Repubblica. In questo caso era l'amministratore delegato e quindi tant'è, così è. E non è un caso che non è un caso che David Rossi si rivolgesse a lui, per questo motivo si rivolgeva a lui, insomma, a me era chiaro perché tutti sapevamo che il dottor Viola, ripeto, senza nessun mistero, insomma, manteneva rapporti. Tutto qua. Per un secondo giro l'onorevole Migliorino. Grazie Presidente. E lei ha fatto molte inchieste giornalistiche veramente molto importanti, no? Le farò un pochettino come abbiamo fatto prima, se per lei va bene. Lei crede che l'idea che si parli di suicidio, perché quella sera un po' tutti parlavano di suicidio, è possibile che sia stata presa questa idea perché già ne parlavano prima di avere qualsiasi prova che si potesse definire suicidio? Vuole sapere subito? Sì, sì. Beh, non c'è dubbio, diciamo così, che l'immagine che devono aver avuto i soggetti, diciamo così, che hanno lì per lì, insomma, che ne so, insomma, diciamo così, la Carolina, la figliola di David, è la figlia della mamma, ma insomma, diciamo così, la figlia acquisita di David. Il suo amico Filippone che era interno alla banca, insomma l'impressione è che anch'io ho avuto è che potessero essere rimasti colpitissimi ovviamente da quello che vedevano, distrutti da quello che vedevano, ma che quello che vedevano non era incompatibile con l'idea di un suicidio, mi capisce? Sì. E altra cosa è quello che lei mi ha chiesto, e cioè a dire, tanto è vero che il giorno dopo la Procura apre una indagine per induzione al suicidio e dal nostro punto di vista le prime indagini su quella prima archiviazione furono condotte un po' così, tanto che insomma noi facciamo una trasmissione anche per questo. Perché gliel'ho chiesto? Perché anche sempre nel primo soccorso la dottoressa scrive sentito che qualcuno diceva riferito suicidio e anche gli inquirenti subito parlano di suicidio, però dicono anche come sarebbe avvenuto, cioè che si sarebbe buttato di schiena dalla finestra, quindi quella sera si parlava di suicidio, lo dicevano un po' tutti, però davano pure un motivo di come si sarebbe buttato e poi abbiamo visto che in verità la dinamica, che avete fatto pure ben vedere, voglio dire, in trasmissione, non è avvenuta in questo modo. Io le chiedo, secondo lei, quando vi sono gli inquirenti che portano avanti un'indagine, si basano molto, visto che lei ha fatto tante inchieste, voglio dire, sulle perizie tecniche che vengono fatte, diciamo, dagli esperti che vengono nominati dalla Procura? Beh, è ovvio. E mi dica una cosa, il dottor Gabrielli fa una perizia tecnica dicendo che il dottor Rossi era quasi morto sul colpo. Invece poi scopriamo che è rimasto lì 20 minuti. Perché diciamo poi scopriamo? Lei sa quando venne preso il video della videocamera numero 6? No, non lo ricordo. Glielo dico io. Fu preso la notte stessa tra le 11 e l'1.30. Ha ragione.
Secondo lei, no, gli inquirenti avevano a disposizione la visione del video che facevano vedere purtroppo il dottor Davide Rossi, che per circa 20 minuti era ancora vivo, e poi hanno guardato anche la relazione fatta dal dottor Gabrielli, che diceva che era quasi morto sul colpo. Mi dice com'è possibile archiviare quando vi sono queste due contraddizioni così grandi? Vuole che le risponda? Sì, sì, sì. Non può che farle a me questa domanda, è la stessa domanda che mi sono fatto io, quindi giornalisticamente, perché avendo visto il video ho notato che il povero Davide è stata lunga la sua agonia, ecco, per intenderci, ed era evidente, voglio dire, era evidente dalla visione del video. Ovviamente io faccio queste domande e cerco di essere molto veloce, quindi non vorrei togliere spazio ai colleghi, ma la vedo molto interessante, perché grazie al suo lavoro e alle sue risposte, come me le sta dando, penso che sia molto importante per questa commissione la sua dizione. Magari però può essere anche qualcosa di importante, forse mettere qualche elemento in più, e magari lei ci farà un altro servizio. Lo dico perché io vorrei capire, ad esempio sul video, no? Sappiamo che poi nel 2016 esce sul New York Post questo video, ma ci siamo mai chiesti perché il video duri quei minuti che dura, cioè dalle 19.59 alle 21.03? E come mai viene preso in maniera precisa 19.59 21.03? Perché? Secondo lei? Mi rifaccia la domanda, non l'ho ben capito cosa vuole chiedermi. Il video che viene estrapolato dalla videocamera numero 6, quindi dall'hard disk, dal tecnico che viene chiamato alle 11 di sera e lavora fino all'1:30, estrapola un video che va dalle 20.59, perdono, ho sbagliato, dalle 19.59 alle 21.03, ok? Dalle 19.59. Come viene ripreso un video di una videocamera in maniera così precisa? Lei non crede che coloro che hanno estrapolato quel video avessero potuto vedere cosa succedeva prima in quel vicolo, eppure cosa succedeva dopo durante i soccorsi? Ora, tutti questi fatti sono successi 7 anni fa, io mi ero letto tutto il fascicolo del pubblico ministero. Non posso essere preciso con lei, e quindi la invito, visto che voi come Commissione parlamentare d'inchiesta siete in grado di ottenere quel fascicolo, di andare a verificare, perché l'estrazione del video in una parte fu fatta sol perché, se non ricordo male, però sottolineo se non ricordo male, la telecamera a un certo punto si blocca e quindi viene estrapolata solo a quella parte. Sì. Questo è nuovo, questo è un elemento nuovo. No, però lei deve, io le ripeto, deve andare a vedersi il materiale della primo fascicolo del pubblico ministero, perché io farei così, diciamo così, in termini giornalistici, a maggior ragione la commissione parlamentare. Aggiungo che l'altra cosa invece interessante è capire come sia stato possibile che le altre telecamere interne a Montepaschi non siano state fornite, diciamo così, all'autorità giudiziaria. Su questo non abbiamo mai raggiunto una risposta. Presidente, perdoni, visto i suggerimenti del dottor Mondani, io penso che forse un'idea di ascoltare il tecnico, diciamo, che poi permise, diciamo, il prelevamento della parte del video che sia audito. Sì, come sempre ricordo che poi lo facciamo per iscritto, così dopo mettiamo tutto. Io mi permetto, lei siccome ha parlato del SIT, cioè della sommaria informazione del dottor Viola, e lei dice che forse era normale che il dottor Viola avesse dei collegamenti giusto con la procura, ha detto così, no? Sì. E voi siete molto bravi, chiaramente arrivate prima, no, su alcune informazioni. Il 19 febbraio, quando ci furono le perquisizioni a casa del Davide Rossi, voi ne eravate a conoscenza prima o negli atti prima che avvenivano queste perquisizioni? Sì, ne fummo al corrente, ma credo, adesso io le ripeto, anche in questo caso non ricordo il 19 febbraio 2013, ma se la memoria non mi inganna, nei giorni successivi ci fu data contezza, diciamo così, di questo intervento della Guardia di Finanza.
Quindi diciamo che fu un intervento della Guardia di Finanza, se non ricordo male, controlli, onorevole, sì, del reparto valutario della Guardia di Finanza, che aveva la titolarità delle indagini su Montepaschi. Quindi era la Guardia di Finanza questo che sì, facevano. E nel leggere due righe che sequestrarono a David Rossi il suo PC, cosa ne pensa di questa dichiarazione del SIT di Viola quando dice: premetto che il 19 febbraio 2013, giorno delle perquisizioni a carico del dottor Rossi, ricordo che lui si trovava nel mio ufficio. Saputo delle perquisizioni a suo carico, io informai del decreto di perquisizioni nei confronti e lui sbiancò letteralmente. Quindi secondo lei è normale che il dottor Viola sapesse del decreto di perquisizione a carico del Rossi? Adesso non so in quale, è solo detto che lui lo sapeva? Che lui sapeva in corso d'opera? Non saprei dirle. Probabilmente la banca, è ovvio che insomma, diciamo così, la Guardia di Finanza si presenta a casa di David Rossi, fa l'intervento che deve fare e poi in un tempo relativo anche la banca ne ha dimensione. Se il tempo è addirittura coincidente, fa riflettere. È l'ultima domanda, perché visto che avete approfondito, si ricorda se in quei giorni la banca stava decidendo mediante il CDA degli azionisti di intraprendere un'azione di responsabilità verso i vertici precedenti? L'aveva deciso, l'ho detto all'inizio. Beh, sì, sì. E si ricorda se il dottor Rossi ne era stato messo a conoscenza o che cosa si è verificato? Ho fatto tutto il racconto all'inizio, se vuole glielo ridico in no, estrema sintesi. No, allora mi perdoni, forse mi è stato... No, vabbè, insomma, se vuole. Gentilissimo, grazie. C'era Fornaro ancora per una seconda domanda. Sì, no, devo dire che la disponibilità e la capacità, come dire, di dare stimoli d'Ormondani è notevole, quindi come invoglia due approfondimenti. Il primo, le sono mai venuti dubbi sulle modalità del suicidio? Cioè la scelta di buttarsi dal terzo piano, quindi un'altezza significativa ma in qualche modo anche rischiosa, cioè una persona rischia di farsi male e rischia di non morire, lei dice. Esatto, questo era una... Se diciamo questo è un elemento... Siamo tutti esseri umani, anch'io mi sono fatto questa domanda. Ah, ecco. Allora non... Mi sarei ucciso in condizioni, diciamo così, di certezza. Di maggiore sicurezza, diciamo. Ma, naturalmente, però, questa è una chiaro, chiacchierata quasi... La seconda, invece, volevo tornare su quello che lei ha raccontato rispetto alla fonte giustamente riservata, cioè quello dei quattro conti IOR, presunta, diciamo, possibile maxi tangente Anton Veneta, però c'è un punto che non, francamente, ma lei l'ha seguita meglio certamente di quello che ho potuto fare io, che però non mi torna, cioè immaginiamo che questi 2 miliardi, stiamo ragionando ovviamente in ipotesi e fermo restando il massimo rispetto dell'integrità delle persone che citerò, è evidente che diciamo c'è un sovrapprezzo di 2 miliardi, circa 2 miliardi, da quella che era stato l'acquisto di Santander e poi la rivendita, si parla di una cifra non molto distante di 2 miliardi. Beh, qui, insomma. Prego? Insomma, onorevole, stiamo parlando di 6,6, se non vado a memoria però. Io ricordavo 7. Quindi. 6,6 è la cifra con la quale Santander compra Anton Veneta, 10,3 la cifra con la quale compra il Montepaschi e si trova, lei sa, i 6 miliardi di crediti, sì, di debiti di però Anton Veneta. Stiamo diciamo alla transazione. Anche perché i 10,3 contemplano però una sì, interbanca. Vabbè, insomma adesso c'è È quello, io ricordavo 2, ma non cambia, cambia la sostanza, perché da 2 a 3 miliardi c'è la differenza di 1 miliardo, per l'amor di Dio. Ma diciamo che... Non so per lei, per me sì. Sono per tutti noi sono tanti soldi. Non so per lei, ma per me sì. No, ma figuriamoci. No, ma rispetto al ragionamento non cambia. Cioè, c'è sostanzialmente, alla fine, c'è qualcuno che ci guadagna 2, 2,5, 3 miliardi. E che quindi, anche qua, ragionando rispetto a questa ipotesi, ritorna una quota di questa cifra
a chi gli ha fatto procurare questo affare. Chiamiamolo intermediazione, così usiamo un termine più gentile. E qua però non mi torna un passaggio, perché da un punto di vista logico ci sta, ovviamente, che siccome l'interlocutore non è una persona fisica sconosciuta alle banche, ma è il proprietario, chi avrebbe avuto il vantaggio sostanzialmente Santander, e quindi con la figura storica di Bottini, eccetera, eccetera, perché abbia bisogno di aprire dei conti presso lo IOR, quando credo che Santander non avesse difficoltà ad aprire conti in tutto il mondo, mi riesce un po' difficile da... La fermo, onorevole, non stiamo parlando di questo. Allora, numero uno, le voglio dire, io non sono mai entrato nei termini del quantum. No, ma neanche io. Sulla cifra, nella mia puntata e nel mio lavoro. Sì, sì, sì. Non ho mai saputo di che cosa si parlasse. Se ne è parlato in merito all'attività investigativa sul caso Anton Veneta. Ad un certo punto emerse anche all'interno dell'attività dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria questa cifra, tant'è che, se lei ricorda, Repubblica titolò 8 colonne, 2 miliardi, no? Prima pagina. Prima pagina di Repubblica. Quindi, no, quei soldi non andavano a Santander. Se questa megastecca è esistita, certamente non andavano a Santander, ma erano soldi che retrocedevano verso chi aveva consentito tutto questo. Appunto. Ma chi è che ha avuto il vantaggio se non Santander? Beh, la mia fonte parla di esponenti del Monte dei Paschi. No, ma allora non riesco a spiegarmi. Titolare, sì, allora, non, sì, non ho capito io. Allora. Non riesco a spiegarmi. Questi 2 miliardi, allora, uso Fornaro, ci capì. Io compro a 6,5, rivendo a 10, ho un guadagno di 3 miliardi e 4. A questo punto faccio io, in questo caso Santander, un gentile dono a chi mi ha fatto fare questo bel affare. Perché se no chi è che la retrocessione di che cosa? C'è qualcuno che ci ha guadagnato, perché alla fine ha tirato fuori, nel giro di pochi mesi guadagna 2 miliardi e fa un regalo alla collega Cenni di X. Onorevole, secondo me il dono non lo fa Santander, o almeno non solo Santander. Il dono è chi caccia i soldi, perché quello è un dono. Cioè io non solo ho speso 2 miliardi in più e in più pago anche... Bisogna capire in quel caso, però stiamo proprio come navigando sul pool parlay, diciamo così, quindi non vorrei... Mediazione la pagano tutte e due. Esatto. Se c'è un'intermediazione la paga sia chi compra che chi vende. L'intermediazione la pagano entrambi. Detto questo... Lei si chiede, ma è possibile che chi compra a quel prezzo paghi in intermediazione? Sì, bisogna vedere in cambio di che cosa tutto questo accade. Perché, come lei sa, ci sono molte stecche che hanno anche il kickback, cioè un ritorno, no? E poi non solo, insomma, io adesso però qui, ripeto, vorrei fermarmi per evitare di far diventare questa discussione una chiacchierata fra amici, vorrei. Ok, grazie, chiedo scusa. Ma no, ma che... Al momento non ci sono altri iscritti a parlare. Io le vorrei fare una domanda finale, che è la stessa che ho posto anche al suo collega Vecchi la settimana scorsa. Noi siamo una commissione d'inchiesta e voi siete forse la trasmissione d'inchiesta più famosa, più importante d'Italia. Lei che suggerimento ci sentirebbe di dare? C'è qualche filone che voi non siete riusciti a esplorare là? Magistratura non è riuscita a esplorare e che magari noi, con la nostra buona volontà, con il nostro impegno, con la solerzia che va riconosciuta a tutti i componenti di questa commissione, potremmo fare e che non è stato fatto finora. Lei che suggerimento ci sentirebbe di darci? Il suggerimento che do a me stesso, nel senso che
secondo il mio punto di vista, questa vicenda del Monte dei Paschi, ma anche di David Rossi, ha sofferto molto di mal di testa. È andata un po' ovunque ed era quasi indubitabile, inesorabile che fosse così. Il consiglio che do sempre a me stesso è quello di un signore che non cito perché è famosissimo, ed è purtroppo morto per questo, ed è follow the money, seguire il denaro. Io non mi sono mai piegato all'idea che tutto questo, anche nella vicenda di David Rossi, ma badi, anche se si trattasse di suicidio. E io lo confesso, lo dico ad oggi, ancora non lo credo. Ancora sono convinto intellettualmente che ci siano margini per pensare a qualcosa di diverso. Ma detto questo, però, se si trattasse anche di suicidio, ci sono molte vicende, molte persone, molti soggetti che hanno ancora molto troppo da nascondere intorno alla figura di David Rossi, al suo peso, alle cose che sono successe intorno anche alla sua figura in quel periodo. E si possono scoprire solo seguendo il denaro con molta pazienza. E capisco che di non avervi risolto affatto il problema, però così io farei. Ringraziamo molto di questo suo contributo, che è stato, credo, molto interessante e ricco soprattutto di spunti per le nostre ulteriori iniziative. E grazie a tutti e dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Grazie Presidente.